Questa mattina a Catania, in occasione del 111° anniversario della morte del vate catanese, il poeta Mario Rapisardi, avvenuta il 4 gennaio del 1912, è stato organizzato dal presidente del quinto municipio, l'avvocato Patanè, e dal presidente della prima commissione Santo Musumeci, un evento per ricordare la grandezza della sua opera poetica e l'amore che la città di Catania aveva nei suoi confronti. Tale evento si è articolato in due momenti, il primo in viale Mario Rapisardi, nella piazzetta di San Luigi, di fronte alla sede del quinto municipio, ed il secondo presso la tomba dove riposa il corpo di Rapisardi, nel viale degli Uomini Illustri, del cimitero monumentale di Catania. Presenti, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali, anche personale docente e studenti del liceo classico Mario Rapisardi di Paternò, che hanno recitato alcune poesie di Mario Rapisardi, e la rock band catanese Frida, la quale ha presenziato presso il cimitero monumentale di Catania, di fronte alla tomba del poeta, eseguendo dal vivo il loro brano In pura poesia, dedicato al poeta. Ciao a tutti, benvenuti a... su questo marciapiede del viale Mario Rapisardi, specifico proprio del viale Mario Rapisardi, perché oggi si commemora il 111° anno della morte di Mario Rapisardi. Inutile dire, Mario Rapisardi che è stato forse il poeta catanese più importante, al di là di Verdi e tanti altri poeti e scrittori. Ma non mi dilungo su questo perché ovviamente io non sono un professore che conosce bene la materia. Conosco Mario Rapisardi per i miei studi personali. Prima appunto dicevo che viene studiato poco, troppo nei licei, nelle scuole, e quindi molti cittadini catanesi, italiani, comunque molti cittadini non hanno la giusta conoscenza di questo immenso autore. Io ringrazio ovviamente l'Istituto Rapisardi con la preside e tutto il corpo docenti, perché ovviamente il consigliere Santo Musumeci, perché finalmente dico a Catania si dà il giusto risalto a questo autore che, purtroppo, ripeto, per ragioni varie non è attenzionato. Speriamo che forse questa serie di appuntamenti, questa serie di incontri dà il viatico a ragionamenti di diverso tipo. Io come presidente del quinto municipio sono Angelo Patanè, mi presento per chi non mi conoscesse, rappresento quello che è la parte, si chiama il mio municipio Rapisardi. In quanto Rapisardi, io mi sento di dover dare giusta magnificenza alla memoria di Rapisardi, proprio perché vivo nel quartiere di Rapisardi e come tanti cittadini che purtroppo del viale, io dico viale, chiamano questa parte della mia città viale e non viale Mario Rapisardi, probabilmente per le stesse dimensioni di cui ricopre il viale Mario Rapisardi, ma comunque è giusto ricordare Rapisardi come autore e come importante cittadino catanese. Do parola, così poi possiamo iniziare con quello che è, gli artisti hanno preparato come momento culturale, come momento di meditazione anche, se vogliamo, per Rapisardi, proprio per Mario Rapisardi. Però do parola alla preside e poi al consigliere Musumeci per appunto illustrare meglio quello che è un po' la figura di Rapisardi e quello che è il ruolo di oggi della nostra comunità, che in questo momento ha creato questo connubio cittadini di Catania e Viale Rapisardi con la scuola Rapisardi di Paternò, che poi ora ricorderà sicuramente la preside, luogo in cui è stata proprio in vita Rapisardi, è stata data il nome e la denominazione a questo istituto fondato praticamente sulla sua persona. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Io ringrazio il presidente della quinta circoscrizione, il presidente della prima commissione, il dottore Musumeci, per averci invitato. Io sono la dirigente Fiorella Baldo dell'istituto Rapisardi di Paternò. A Paternò nel 1904 si decise, il Consiglio Comunale di allora,
decise, oltre a fondare questo liceo classico che quindi ha una storia molto lunga, di dare alla scuola il nome di Mario Rapisardi, il Vate Etneo, come lui soleva chiamarsi. Dallo scorso anno, da quando io sono dirigente in questo istituto, abbiamo istituito una commissione, uno staff rapisardiano che si occupa proprio del recupero di questo autore sotto tutti i punti di vista. Permettetemi di ricordare la professoressa Pistorio, la professoressa Romeo, la professoressa Salfi, il dottore San Filippo. Oggi sono presenti anche due autori, due docenti del liceo artistico, la professoressa Tavella e il professore Di Benedetto, che hanno proprio il compito, come lo scorso anno, di ricordare sempre la figura di Mario Rapisardi, che l'anno scorso in ben 5 giornate abbiamo studiato sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista letterario, dal punto di vista artistico, dal punto di vista storico, facendo vedere proprio come la figura di Rapisardi, che come abbiamo detto non è mai stata forse ricordata in maniera dovuta, è invece una personalità veramente policroma e rientra a pieno titolo con quello che noi facciamo a scuola, di voler creare delle conoscenze e dei progetti multidisciplinari. Quindi studiando Rapisardi noi abbiamo avuto la possibilità di far studiare ai nostri studenti tantissime conoscenze che sono state in questo modo amalgamate. Oggi ho il piacere anche di avere degli alunni della terza classe del liceo classico, la terza B, Francesco Bonaccorso e Cleo Fallegra, che leggeranno dei brani tratti dalle opere di Rapisardi proprio per illustrare la sua figura fondamentale e importantissima dal punto di vista letterario e artistico. Grazie, do la parola al dottore Musumeci. Prego. Grazie. Essere molto veloci. Io purtroppo non sono così veloce, anche perché veramente ho tante cose da dire che non vengono dalla conoscenza, ma vengono dal cuore. Vorrei ricordare una frase di Leonardo da Vinci, che mi è molto cara, perché quando ho fatto un tentativo in medicina, il libro si apriva con questa cosa qua di Leonardo, che diceva: l'amore nasce dalla profonda conoscenza della natura. E in questo caso vorrei dire che forse questo è lo slogan: l'amore per Mario Rapisardi secondo me nasce proprio dalla conoscenza. Ci si innamora perdutamente di Mario Rapisardi, perché come ha detto la nostra hanno fatto 5 giornate e non hanno concluso, secondo me, proprio in maniera dettagliata tutti gli aspetti di Mario Rapisardi. Già questo dimostra la grandezza di Mario Rapisardi. Mario Rapisardi, che al Viale questa mattina c'era una persona che aveva posteggiato qua, avevamo chiesto di spostarlo, ha detto: conosce Mario Rapisardi? E lui mi ha detto: io è da 40 anni che abito qua. Ho detto: ok, e dopo Mario Rapisardi cosa conosce? Niente. Insomma, questa è la realtà che c'è proprio sul Viale Mario Rapisardi, ma sulla città di Catania. Ora, perché Mario Rapisardi, a distanza di 111 anni, fa paura al potere? Perché io non riesco a capire, lasciamo perdere nel passato, ma negli ultimi 20-30 anni che si sono alternate varie amministrazioni, amministrazione di destra, amministrazione di sinistra, non è possibile che Mario Rapisardi non l'abbiano portato nelle scuole catanese. E questo sarà un impegno da parte nostra, del Consiglio del Quinto Municipio, di fare pressione in questo senso per il prossimo anno. Così come cercheremo di fare pressione, questo lo metteremo prossimamente come delibera, di chiedere, questa è una cosa importantissima, secondo me di giustizia, che va fatta immediatamente, lo dico al Presidente del Consiglio, che era il Presidente delle municipalità, diciamo, del decentramento. Dobbiamo dare giustizia a Mario Rapisardi, iniziando dal nome della sala consiliare, che deve essere dedicata a Verga e Rapisardi. Su questo non ci sono dubbi da parte mia, perché se non lo fanno, che lo chiederemo attraverso una petizione.
Verga e Ravisarda semmai devono camminare assieme, sono state due grandi. Io ho tantissime altre cose da dire, però voglio veramente ringraziare questo istituto di Paternò, Mario Ravisardi, che veramente mi hanno donato veramente una cosa che io mai avrei potuto pensare, che nella vita, e questo l'ho ripetuto anche durante la manifestazione a Paternò, uno deve fare le cose senza pensare di avere un tornaconto, assolutamente, ma perché le sente. E infatti io avevo fatto la prima manifestazione, la prima celebrazione, l'avevamo fatto sotto nella municipalità, eravamo quattro persone con un mazzetto di fiori, e ho detto io lo faccio e basta. Invece dopo c'è stato un contatto, ci sono state delle discussioni su questo argomento, siamo andati avanti, quindi se prima eravamo 4, adesso quantomeno siamo 40, il prossimo anno cercheremo di essere 400. Chiudo con il ringraziamento, veramente questo istituto mi ha fatto riscoprire, dopo tanti anni che io non andavo a scuola, mi ha fatto riscoprire la scuola che è meritocratica, che non fa discriminazioni, perché ricordo che a fianco c'era il sindaco Naso e l'attuale presidente dell'assemblea regionale. Io mi sono sentito, diciamo, non più piccolino rispetto agli altri, come il piccolo consigliere, ma come uno che vuole bene a Mario Ravisardi e che cercherà di portarlo avanti. Grazie a tutti, diamo l'appuntamento dopo che finiamo qua di andare al cimitero, alla sede istituzionale. Adesso ci saranno i ragazzi che ora c'è il programma, una delle cose che faranno riguarda l'ode a Sant'Agata, scritta a 16 anni, un genio, cosa dire. E poi infine l'ultimo ringraziamento, scusate se mi sto un pochettino allungando, perché devo ringraziare veramente Giancarlo e tutta la band di Frida, che veramente mi hanno affiancato nell'organizzazione. Loro sono abituati dei palcoscenici, diciamo, importanti, però per amore veramente di Mario Ravisardi, per portare avanti il discorso di Mario Ravisardi, hanno accettato di farlo, diciamo, in queste condizioni così, che ovviamente non sono il massimo per chi è un artista, per chi canta, che ha sempre un pubblico numeroso. Quindi veramente grazie di cuore a Giancarlo, a tutta la band Frida, grazie, un applauso. Prego dottore Tomasello, una piacevole sorpresa. Grazie a voi, grazie al presidente della municipalità, ma grazie soprattutto a Santo per questo graditissimo invito, perché sono molto felice e onorato di essere qui con voi a celebrare un grande uomo, un grande poeta che ha scritto pagine molto importanti nella storia della nostra città, e noi abbiamo il dovere civico di ricordare questi uomini e queste donne che hanno reso grande Catania e la rendono grande ancora oggi, e noi spesso dimentichiamo. E questo che oggi ha fatto Santo e la municipalità è accendere il faro della conoscenza. Dobbiamo avere il coraggio di conoscere, perché la conoscenza ci rende liberi, ci rende donne e uomini capaci di pensare. Ecco perché il potere dimentica la cultura, perché non vuole menti pensanti, vuole soltanto servi ubbidienti. Ecco perché dobbiamo ricordare, dobbiamo leggere, dobbiamo arricchire la nostra conoscenza, così costruiremo una società migliore. Grazie a tutti, grazie. Allora faccio io la parola ai ragazzi. Io preparo le valigie per il viaggio nell'ombra, e la notizia di un tuo lavoro sulla mia vita mi giunge grata, come il saluto di un buon amico al momento della partenza. La mia vita è povera d'avvenimenti, e chi ha la generosa idea di narrarla ha da accontentarsi di uno studio dello svolgimento delle mie opinioni, dei sentimenti, degli ideali che hanno guidato la mia vita e che tutti si trovano riflessi nei miei libri. Mario Ravisardi. Scendeva dalla sua casa al tondo Gioieni, in fondo alla via Stesicuro Etnea. Cappello largo, vestito nero, cravattone nero a farfalla, e un ombrello sotto il braccio, parasole o parapioggia, secondo lo stato del cielo. Alto, pallido, con la zazzera e i baffi lunghi e spioventi alla cinese,
divisa da poeta e da pensatore ribelle. Faceva una sosta alla libreria Giannotta, il suo Zenichelli catanese, e al di là, con breve compagnia, si recava verso le 11 all'università. Ciccio, il portiere con la barbetta rossa, annunciava sin dalla mattina: «Picciotti, oggi cala Rapisardi!» E l'annuncio si propagava e la folla in attesa era grande. Il poeta entrava solenne in un fragore di applausi. Sedeva sulla cattedra di fronte ai banchi, stipati. Traeva dalla testa il manoscritto della lezione, quella volta su Parini, e cominciava con tre parole: il prete, il birro, il badante, che rivelavano il soddisfatto tumulto della folla ispirata dalla fatica. Con tali parole, concetto marchesi, fedelmente onorava il caro Mario Rapisardi. Questa è l'Oda a Sant'Agata. Cetri, corone, porpore dell'alma son tormento, ad un leggero soffio si involano qual vento, lasciando in coro un palpito, la gloria che svanì. Che mai la vita? Un calice ricolmo di veneno, il vuoto è il forte, intrepido, col volto suo sereno, il volto è il vile, l'empio pien di rimorsi e orror, tutto qua giuso è labile, tutto appassisce e muore, è tutto un sogno rapido, sogno di sdegno e amore. Ogni terrena gloria è vanità del cor. Là nei superni circoli onde virtù risiede, là il bene incorruttibile, la gloria là si vede, ove non regna invidia, sciagure e avidità. Di questo regno agli aliti Agata fu nutrita, spezzò l'umana gloria, celeste fu sua vita, serbando e senza macula l'onore e la beltà. Non valse spine e triboli, non valsero catene, né il minacciar d'un preside a trarla dal suo bene, a cui dall'età tenera fu sacro il vergin fior. Buongiorno, io devo dire uno di particolare, vi aspettiamo al cimitero per continuare questa commemorazione, noi suoneremo lì dal vivo, così faremo anche il brano che comunque abbiamo scritto per il poeta, e quindi niente, speriamo che il poeta possa avere comunque più considerazione di quella che finora non ha avuto, diciamo. E quindi noi nel nostro piccolo ci abbiamo messo qualcosa, io ho visto lungo quando leggendo Rapisardi ho capito le potenzialità di questo, cioè, che non stava a me scoprirle. Però purtroppo io, avendo fatto un percorso letterario, essendo laureato in lettere, la cosa che mi spiace tantissimo da catanese è proprio quella di non aver mai incontrato Rapisardi in un testo universitario. Cioè, non dico alle scuole medie, che magari potremmo, vista la complessità anche del personaggio. Quindi mi auguro che comunque possa tornare veramente a essere e a dare lustro alla città di Catania, perché credo sia la cosa più grottesca che abbiamo un personaggio così grande e non venga neppure, e neppure chi sta in questa via sappia che sia. Bene, quindi noi adesso ci vedremo, comunque noi andremo a sistemarci per poterci esibire e niente. Ma guarda, il brano nasce un po' da quelle che sono le mie letture, chiamiamole così, maledette, diciamo. Tra queste qua ho avuto la fortuna di poter leggere il Lucifero di Mario Rapisardi, che proprio mi ha dato proprio quell'ispirazione per poter scrivere questo brano. E la cosa che comunque mi ha particolarmente colpito è che comunque è un personaggio che ha dato lustro alla città di Catania e mi faceva molto piacere potergli rendere omaggio in qualche modo. Ed è molto strano comunque che questo personaggio comunque a Catania stesso non sia conosciuto più, cioè era molto più conosciuto in antichità, quando effettivamente nei mezzi social o comunque la pubblicità era molto, diciamo, meno, diciamo così, che sia meno invasiva, quindi il discorso che comunque avesse questa grande notorietà in passato fa capire che realmente era un nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda la nostra città. E quindi comunque mi ha fatto molto piacere poter cantare, scrivere di un personaggio che oggi stiamo cercando in qualche modo di commemorare, quindi si vede che comunque ho visto bene, ho visto lungo, e quindi io mi auguro che questo personaggio possa realmente tornare ad essere un po' anche studiato nei testi scolastici. Io ho fatto tanti anni di lettere, perché sono laureato in lettere, quindi e mi dispiace veramente che si parli di molti altri, di tantissimi comunque poeti, scrittori, poeti, e non venga menzionato un personaggio
così grandioso. Cioè, potrebbe essere un po' il fiore all'occhiello. Sì, io credo che sia il fiore all'occhiello della città di Catania. Cioè, veramente, cioè, se poi ne andiamo a guardare, non voglio fare tanti altri nomi, però Mario Rapisardi è proprio catanese, quindi io credo sia giusto che comunque la città gli renda omaggio, secondo me. Che credo sia che comunque la cosa che farete voi anche quest'oggi, tra un po', dove potremo ascoltare il vostro appunto brano a lui dedicato. Sì, avremo il piacere di poterlo eseguire in chiave Unplugged, saremo anche in una cornice un po' particolare, certo, per noi, che è quella del cimitero di Catania, quindi... Sì. Però ci fa molto piacere poterlo omaggiare, perché ripeto, non ha avuto, diciamo, le onorificenze che comunque probabilmente avrebbe meritato in questo secolo, diciamo, di totale anonimato, oblio, diciamo, del Comune di Catania. Grazie Tor. Ma figurati, grazie a te. Ciao. Finalmente ci siamo riusciti, questa è la prima volta che la quinta municipalità viene direttamente al cimitero. Abbiamo fatto la cerimonia al viale, adesso siamo qua per chiudere questa giornata di celebrazione di Mario Rapisardi, ci sarà la musica. Sono veramente contento, un primo passo per la gloria meritata che Mario Rapisardi deve avere.